Inizia una nuova era per chi vuole lanciare la propria attività. Diventare imprenditori, far partire un business, passare da dipendente ad autonomo, buttarsi nel commercio. Startup Game. Il business è un gioco da imprenditori. Giocaci anche tu. Simula una startup senza rischi. Gioca, scopri se conosci le basi per avere successo. Attraversa le fasi della creazione, sviluppo e automatizzazione di un'attività, se sei capace. Altrimenti fallirai, ma tanto è solo un gioco. Oh no, sei fallito! Hai già una tua startup? Allora contattaci. Potrai inserire la tua attività all'interno del gioco. Potrai allenarti tutto il tempo che vorrai e far giocare tutti i tuoi amici con la tua startup. Non hai ancora un'attività e vuoi solo allenarti? All'interno trovi decine di tipologie di attività con cui fare pratica. La simulazione è il modo migliore per apprendere. Non ha rischi, ti permette di fare pratica, è veloce, impari senza quasi accorgertene e poi, in questo caso, è gratis. Startup Game. Un'innovazione mondiale, tutta italiana, per farti divertire e per aiutarti ad ottenere successo con la tua attività. Giocaci subito, perché il business è un gioco da imprenditori. E allora giochiamoci subito, è già qua nelle mie mani questo gioco, ma prima voglio andare a scoprire come è nato e chi l'ha ideato. Sono con noi due dei quattro ideatori di questo gioco e di questo progetto. Vi presento Davide Colonnello e Ivan Mocchio, benvenuti. Grazie. Intanto vogliamo citare anche i due mancanti, allora, perché voi siete abbastanza vicino ai nostri studi, quindi siete stati spediti in delegazione. Esatto. Perché Davide arriva da? Bergamo. Da Bergamo. Io Ivan da Milano. Da Milano. Invece gli altri due sono un pochino più lontano rispetto a noi. Esatto, uno è vicentino e l'altro in realtà è veneto, ma si è spostato a Madrid. Perché e quindi ancora più lontano. Esatto. E com'è nata l'idea allora di questo gioco e questa iniziativa? Lasciate la parola, Davide. Va bene. Visto che alla fine la chicca era tua. Quindi. Ok, eravamo a fare uno dei nostri ritiri. Ogni tanto ci piace staccare un po' da tutto e andare magari in un posto montano a pianificare un po' il futuro delle nostre attività. E uno dei miei soci viene fuori con l'idea di dire: ragazzi, un giorno noi faremo un gioco formativo, perché ne esiste già uno in un altro campo. Allora io ho detto, facciamolo sul business. E i miei soci, invece di fermare queste idee, hanno cominciato tutti a mettere lì altre idee per creare quello che poi è diventato startup. In quanto tempo siete riusciti a creare questo gioco? 2 mesi. Ah, però? Pochissimo. Il genio di Loris Zoppelletto, bisogna dirlo, è veramente impressionante. Tutta la struttura del gioco l'ha creata lui. Lui è un ingegnere elettronico, ma è molto bravo anche con la matematica, quindi non sembra, ma avere questi dati per fare un gioco è veramente importante. E lui in 2 mesi, nonostante le prime difficoltà, alla fine è riuscito a creare tutto il meccanismo e poi abbiamo fatto la prima produzione, insomma. Ecco, ma come funziona questo gioco? Come si gioca? Come si gioca? Apri pure il gioco. Io apro. Certo, vai a curiosare. Guardo, vabbè, questa è ovviamente la versione in scatola. Abbiamo fatto adesso, appunto, è passato anche un po' nello spot, la versione online sulla quale ovviamente stiamo puntando. La versione in scatola, nonostante sia un po' anacronistica, funziona un po' come il gioco dell'oca, sostanzialmente. Sì. E quindi dai, ognuno ha la sua attività, ognuno ha la propria startup da far partire, da sviluppare. E ci sono alcune fasi. Le prime fasi sono quelle di cercare i soldi, di ottenere un po' di personale che ti aiuta per partire. E vedo poi che c'è un foglio gestionale. Bravissima. Bravissima. Ecco. C'è il foglio gestionale, lì dentro vengono segnati tutti i vari dati, molto semplificati, c'è l'organigramma, le entrate, le uscite. E poi con il classico tiro di dadi fai avanzare le pedine e vedi che cosa ti succede. Ci sono anche, vediamo se riesco anche a estrarre. Mano, guarda, ecco, dammi pure una mano che così lo facciamo vedere. Abbiamo, vabbè, tra le altre cose, anche delle carte, un po' come al Monopoli, giusto? Bene, ma brava, no? Infatti. Quindi risorse umane, credito, mercato, che esatto, possono nascondere probabilmente anche di tutto un po', le varie insidie di mercato. Anche insidie, esatto. L'utilità di questo gioco? Ma far giocare, perché è di questo che si tratta, gli aspiranti imprenditori e anche gli imprenditori in realtà, perché giocando si impara. È una cosa risaputa che quando si fa una cosa si impara meglio del semplice studiarla. E allora l'idea del gioco è stata proprio questa, di
creare un modo per simulare il gioco e l'imprenditoria e non semplicemente studiarla sui libri, insomma. Quindi al di là di tutto però è un gioco che può essere quindi anche utile per chi vuole magari affacciarsi al mondo del lavoro, per chi ha un'idea, brava, esatto, da trasformare in startup, quindi in questo caso, e anche per chi sta studiando magari, no? Non so se liceo, assolutamente chi, sì, infatti studenti siamo... dell'università, chi lo sa, può avere questa utilità anche. Bravissima, bravissima, infatti siamo già stati in alcune scuole, abbiamo fatto giocare alcuni studenti, abbiamo dato il gioco a un'università e quindi assolutamente quello è un po' il nostro scopo, è di diffondere cultura imprenditoriale. Noi siamo partiti con l'azienda di formazione, abbiamo anche altre attività, non abbiamo solo un'azienda di formazione, quindi noi mettiamo proprio in pratica le cose che poi all'interno del gioco si imparano. Ma il nostro scopo è proprio quello di diffondere cultura imprenditoriale, perché come dici tu, c'è bisogno di sapere anche le cose principali, i dati principali per iniziare una propria attività. Si sente sempre parlare delle aziende che chiudono, ebbene noi vogliamo parlare delle aziende che aprono, ecco, quello che vogliamo fare noi è questo, e delle aziende che aprono e sopravvivono e vivono bene, e si espandono e diventano insomma strutture più grandi e più ampie. Questo è quello allora, che vogliamo fare. Abbiamo comunque una testimonianza di come è andato uno di questi, di queste giornate che si sono svolte proprio con gli studenti che hanno provato a giocare e a cimentarsi. Allora mandiamo in onda questo filmato, poi lo commenteremo insieme. Bene. Posso fare un paio di domande? Vai. Ti stai divertendo? Sì, tantissimo. Sì, tantissimo? Bello. Lo consiglieresti ai tuoi amici? Sì. Un'ora alla settimana in classe a giocarsi. Fenomenale. Ok. E dopo si parte a fare? Impresa. Ok, sicuramente. Un'ora in classe? Un'ora in classe. Lo mettiamo come programma scolastico? Per me, vengo a scuola più volentieri, così giochiamo anche, non sempre lì a studiare. Ok, grazie. Allora prendiamo un'intervista anche dal rappresentante di istituto, giusto? Che si chiama? Luca Petrella. Perfetto, Luca. Allora, come ti stai trovando nel gioco e cosa sta succedendo? Beh, ci stiamo trovando molto bene. Sta succedendo che io non riesco a trovare un credito adatto alle mie esigenze, però lui è già partito e sta già guadagnando molto bene e ci stiamo divertendo abbastanza. Il primo risultato di divertirsi è raggiunto, sì. Allora, ok, bene. E ora, per dirla in breve, è il solito problema di mancanza di soldi, giusto? Sì, sì. Le banche purtroppo hanno chiuso le porte. L'ho già sentita questa, vero? Hanno chiuso il credito. Bene, bene. Da quanto state giocando? Sarà mezz'ora. Ok. C'è qualcuno che ha già raggiunto l'obiettivo del gioco? No, nessuno. Non ancora. Non ancora. Bene, ancora presto allora, buon gioco a tutti quanti. E allora, al di là dello studente che vorrebbe fare un'ora di gioco, esatto, a settimana, ed è comprensibilissimo, qual è quindi l'obiettivo proprio del gioco? Quando si vince? Cosa si deve raggiungere per vincere? Ok, allora, gli obiettivi sono due, sostanzialmente. Uno è quello di portare chiaramente l'azienda a un profitto e farla crescere. Ma poi è un concetto particolare che insegniamo nel gioco, che non è molto comune nell'imprenditoria italiana, sia quello di automatizzare l'azienda. Perché si ha un po' l'idea che il padrone dell'azienda deve stare sempre lì a contatto con i dipendenti per farli lavorare. Invece qui il concetto è di creare un sistema che poi funzioni da solo, l'imprenditore si stacca e sceglie cosa vuol fare, farne un'altra oppure andare in vacanza, quello che è, insomma. Quindi insomma si arriva anche un po' a toccare quelli che sono gli aspetti magari anche del, non so, mi viene in mente dell'ingegneria gestionale, no? Che adesso è una laurea che sta andando molto di moda. Esatto. Potrebbe essere anche un po' questo. Sì, ognuno col proprio background, diciamo, trova l'angolo che gli è più reale e tante persone, anche imprenditori, hanno avuto delle realizzazioni giocando a questo semplice gioco. In che scuola eravate in questo caso? Eravamo in una scuola in Veneto, sinceramente non so dirti. Non mi ricordiamo. Comunque in Veneto, e come l'hanno presa gli studenti? Molto si bene, sono divertiti, molto bene. Hanno si giocato? Sono divertiti. Sì, si sono divertiti, hanno giocato. Anche un'ultima scuola in cui siamo andati a Bergamo, proprio anche lì c'è stato un bellissimo risultato. La cosa bella che abbiamo visto, che è poi lo scopo di fare questi eventi gratuiti che facciamo nelle scuole,
è vedere che agli studenti gli è stata fatta una domanda all'inizio che era quanti di voi vorrebbero fare l'imprenditore, e in pochissimi avevano alzato la mano. Alla fine della giocata e degli interventi, molti, ma molti di più, avevano alzato la mano alla stessa domanda. E invece voi che feedback avete ricevuto da questi studenti, da questi ragazzi? Perché sicuramente sì, anche il far giocare, vedere i ragazzi che giocano vi può dare indicazioni su come sviluppare anche. Bravissima, guarda. Infatti i feedback sono molto positivi, nel senso che ci stiamo rendendo conto che, scoperta dell'acqua calda, come diceva Davide prima, giocando impari di più, impari più velocemente, impari meglio. E quindi quello che vorremmo fare è proprio portare il gioco online, che adesso è stato sviluppato in una prima versione, in una versione molto più avanzata, in modo che diventi un vero e proprio simulatore di imprenditore. Questa è un'idea che abbiamo avuto fin da subito, bisogna arrivarci per gradi ovviamente. Certo. L'idea del gioco in scatola è un po' anacronistico, come dicevamo prima, però è tanto carino giocare in scatola, ci si mette attorno a un tavolo, è davvero, e anche altre dinamiche insomma di gioco. Quindi ecco, il feedback che ci è stato dato dai ragazzi è sostanzialmente questo, che imparano molto, molto bene senza quasi neanche accorgersene, perché giocando imparano dei contenuti sul fare azienda, e vorremmo trasportarlo su larga scala con la versione online sempre più articolata. Voi vi siete rivolti a scuole di che grado? Cioè da che età è il caso di cominciare? Quindi dalle quinte delle quarte, ancora non abbiamo fatto giocare delle scuole delle quarte, mi sembra, erano solo quinte. E, per questa tipologia di gioco per adesso era adatto questa tipologia di età. Perché adesso poi c'è anche il concetto del collegamento scuola-lavoro, no? Nelle certo, scuole. Esatto. Quindi è piuttosto richiesto, e quindi volevamo dare un punto di vista imprenditoriale, perché di solito invece è sempre vi spieghiamo che lavoro potete fare, no? Invece uno potrebbe anche fare l'imprenditore, perché no? E quindi, hai portato anche un libro? Sì, questo è un libro che abbiamo scritto. Questo è un libro che abbiamo scritto insieme, noi quattro soci, ognuno sviluppando la parte dove è più competente, sostanzialmente. E quindi qual è la tua? La mia è più la parte relativa al marketing e al reclutamento. Ivan invece? Mi occupo un po' più di pubbliche relazioni. Quindi perfetto, e poi ci sono gli altri due soci. Lorenzo Giacomini è più legato alla parte tecnica, e invece Loris Zoppelletto più alla parte della direzione. E quindi questo che opportunità offre questa lettura, diciamo così? Fa capire come noi gestiamo un'azienda in realtà. È il nostro modello di gestione dell'azienda ed è, diciamo, il complemento del gioco. Del gioco, perché... E quindi questo significa che voi avete un'azienda che funziona. Attraverso, grazie al cielo, sì, più di una anche, meno male. Quindi siete riusciti comunque, siete partiti voi dalle vostre idee che cercate in questo caso di spiegare e di trasmettere ad altri. Sì. In che modo siete innovativi in questo, nelle vostre aziende? Ma allora, ne abbiamo più di una e tra l'altro ho diversi altri progetti che stanno partendo. L'innovazione ovviamente sta nel sfruttare tutte le tecnologie che ci sono oggi. Internet fa da padrone. Se sai gestire bene internet e tutti i meccanismi che ci stanno attorno, questo ti aiuta tantissimo. Quindi ovvio. Il prodotto ovviamente, anche questo ci deve essere un po' di innovazione anche all'interno del prodotto. Però la base poi è riuscire a sfruttare tutto quello che c'è a disposizione oggi. E c'è davvero tanto, 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 e la maggior parte degli imprenditori o piccoli imprenditori ancora non lo sfruttano abbastanza. Non che noi siamo bravissimi, non stiamo dicendo questo, non è questo il punto, però li stiamo usando e stiamo vedendo i risultati, e questo è molto positivo. C'è un modello comunque a cui vi ispirate in tutto questo, al di fuori dell'Italia, visto che comunque l'Italia purtroppo certo, in alcuni casi è ancora un po' arretrato, no? Un modello estero a cui vi ispirate? Beh, sicuramente negli Stati Uniti ci sono tante innovazioni e da lì spesso prendiamo spunto. Poi però devi metterci anche del tuo, quando fai l'imprenditore devi metterci un po' del tuo, prendi magari tanti pezzettini a destra e a sinistra e poi devi inventarti anche tu qualcosa, magari un modo nuovo di comunicare o quello che è relativo al prodotto, ecco. E allora Davide, per concludere, i vostri obiettivi futuri, i vostri programmi futuri? Beh, allora, stando in questa tematica di GeniUp, ci piacerebbe tantissimo entrare maggiormente nelle scuole per far passare questo messaggio, ossia che l'imprenditore si può fare. E si può formare, quindi. E si può bravissima, formare, bravissima. Sì, perché in Italia ci sono tantissimi talenti, si dice spesso che alle volte scappano perché non ci sono tante opportunità,
e invece uno se le può anche creare da solo le opportunità. Ecco, questo è un po' il messaggio che vogliamo far passare con questo gioco. Dov'è reperibile? Online. Per il momento online, sui vostri siti, certo. Quindi attraverso i vostri siti è possibile anche giocare, ricevere a casa il gioco, oppure magari coinvolgere, come dicevate, le scuole che fossero interessate. Se mi permetti, volevo lanciare un appello proprio alle università e alle associazioni industriali, Confcommercio, perché stiamo davvero puntando a una creazione di uno strumento veramente nuovo ed efficace. E quindi vorrei che anche università e associazioni ci diano supporto e collaborazione, e quindi ecco, siamo aperti. Perfetto, grazie a Davide Colonnello, grazie a Ivan Mocchio, complimenti per il vostro gioco e naturalmente in bocca al lupo. Crepi.